La resistenza umanitaria e le vicende legate alla traversata della Maiella tra il 1943 e il 1944 sono tornate protagoniste a Sulmona. Nella sede dell'archivio di Stato si è svolto un convegno per approfondire le vicende legate alla presenza di un campo di concentramento per i prigionieri alleati nella frazione di Fonte d'Amore e al loro rapporto con la popolazione civile dopo l'8 settembre del 1943. Si tratta di un'iniziativa in memoria di Mario Setta, storico e studioso della resistenza umanitaria, alla quale ha dedicato molta parte della sua vita, un grande impegno che è cominciato tra i banchi di scuola nel liceo statale Fermi e poi proseguita con l'associazione Sentiero della Libertà. Un'iniziativa che cade in un giorno particolare, perché il 24 marzo è stato, dopo l'8 settembre del 43, il 24 marzo del 44, il giorno in cui iniziò la traversata della Maiella da parte di Ciampi e di un gruppo di prigionieri, di persone che cercavano di fuggire dalla zona occupata da tedeschi e fascisti per unirsi alle truppe alleate, alla parte dell'Abruzzo che già era, diciamo, in via di liberazione. È molto bello ritornare ad una tradizione che l'ultima volta era stata nel 2019, prima di tutto, e quindi ritornare a quella che è la normalità delle, diciamo così, degli usi e costumi, in questo caso culturali, di una comunità così attenta come quella di Sulmona. Quindi questa è la prima cosa. E l'altra cosa è quello di riportare a una condivisione di eventi, di emozioni, di quasi anche doveri morali che ci legano a quella che è la nostra storia pregressa, che costituisce poi la base dei nostri così tanto ricercati caratteri identitari. Nel corso del pomeriggio è stato presentato in anteprima nazionale il libro Sul sentiero della libertà, a cura di Franca Del Monaco e Maria Rosaria Lamorgia, una raccolta di testimonianze sui protagonisti della resistenza umanitaria in memoria di Mario Setta, scomparso il 25 marzo del 2022. Ricordando Carlo Azeglio Ciampi, risottolineiamo le valenze della resistenza umanitaria, cioè dell'aiuto che le popolazioni semplici di questa nostra zona offrirono ai fuggitivi dal campo 78 dopo l'8 settembre senza nessuna idea di ricompensa. Aprirono le loro case ed accolsero i fuggitivi, li sfamarono, li nascosero, li aiutarono e loro praticamente hanno offerto tanti tanti tributi, hanno scritto tante memorie per ricordare appunto l'aiuto che ricevettero dalla popolazione abruzzese. La manifestazione si è conclusa con la premiazione degli studenti vincitori del concorso Cicerone 2023.